Noi aderiamo con entusiasmo e ben volentieri. No, no, forse mi sono spiegato male. Non è che noi altri dobbiamo indagare. No. No, sono gli altri che indagano. E noi? Beh, noi altri, per così dire, dobbiamo essere indagati. È un po' diverso, no? Sarà lecito, onesti magistrati, dopo molti anni, per quello che mi riguarda, 20 anni di irreprensibile carriera, sarà lecito quanto dire... Quanto sei sciocco, Persius. Io, per esempio, sono alla vigilia della mia promozione. Io ci tengo moltissimo a essere sepolto con in testa il tocco di presidente. Ah, se perché il nostro caro Kust non riesca a rubarmi la polpetta dal Biat. Eh, Kust? Che ne dici? Dunque ci mancherebbe altro che questa faccenda mettesse in pericolo la mia promozione. Caro Persius, onesti, irreprensibili, qua lo siamo tutti. Mi pareva di averlo spiegato. Qua si tratta soltanto di vedere un po' fra noi. Il magistrato incaricato di questa indagine è un simpatico collega, il consigliere Erzi del Consiglio Superiore, il quale mi diceva Aurora sì. Che si tratta solo di parlare un po' in piena confidenza fra amici. Ma certo, certo. Caro Erzi, felice di conoscervi. Benvenuto fra noi. Avevo già sentito parlare di voi. È evidente che noi siamo i primi, caro collega, ad avere interesse a che la questione sia... lumeggiata. In piena confidenza, come avete detto voi. Volete sapere il mio modesto parere? Sono venuto apposta. Qua... bisogna essere franchi. Caro Erzi, noi non sosteniamo affatto che nel palazzo non si appeggi un certo disordine. Disservizio più che altro, un certo lasciar correre. Eccesso di spregiudicatezza. E un certo difetto di zelo morale, una certa indulgenza per i furbi. Io ho sempre disapprovato certe tolleranze. Tutti le abbiamo disapprovate. Sarebbe, in conclusione, come... se qua là per questi corridoi, scale, uffici, eccetera, ci fossero degli angoli, dei gomiti non molto illuminati, dove si accumula un po' di sudiciume, cartaccia, polvere. Ma chi sarà semmai a razionarvi in mezzo? Cancellieri, scrivani, grattacarte, simile buffano. Ce n'è uno sproposito qui dentro. Un vero esercito di topi roditori. Io direi che la cosa non riguarda i magistrati. L'opinione del ministro è che codeste muffe, codesta aria ammorbata, abbiano germogliato in qualche cosa di più. Una specie di fiore velenoso. Capisco. Anche noi giudici siamo in parecchie centinaia qua dentro a far svolazzare le nostre toghe nere, a brontolare le nostre giaculatorie. Sarebbe contro natura se in un così grosso convento mancasse qualche cattivo, negligente frate. Il ministro non si preoccupa dei frati negligenti. Egli pensa che ben nascosta sotto qualcuna delle tonache di cui avete parlato debba esservi la piccola rosea pustola della lebbra. Corruzione. Corruzione. Noi cerchiamo un lebbroso. E perché? Questi lebbrosi cominciate proprio qui a cercarli. È un onore per voi. Non è questa la sezione cui sono riservate le grandi cause. Che eleganza di concetti. Che metafore. Io vado pazzo di ciò. Ah, mi sforzo anch'io. È stata per me una vera delizia starvi ad ascoltare. Che eleganza! Ah, ma poi dovreste sentire Kust. Un vero artista. Già, oggi tace molto. Sì, trovo che l'eleganza dell'espressione conferisce tanto al giudice. E dunque, caro Erzi, ascoltate anche il mio, dei paragoni. Sapete cosa siamo noi... poveretti, non infelici giudici di questa sezione. Sì, sicuro, sicuro. La sezione delle grandi, grandi cause. Un piccolo,
solitario, malfermo scoglio sul quale piombano da tutte le parti ondate immense, spaventose, vere schiumose montagne, e cioè interessi implacabili, ricchezze sterminate, blocchi ferrei manovrati da uomini tremendi. Insomma, forze veramente selvaggi, il cui urto, poveri noi meschini, è qualche cosa di scatenato, di affascinante, di feroce. Una specie di fenomeno tellurico. Tellurico, ecco, tellurico. Al quale è difficile insegnare il galateo. Mi avete rubato le parole di bocca. Io vorrei vedere il signor ministro al nostro posto. Il male è che fra codesti ferri i blocchi circolano invece dei gusci piuttosto fragili che vanno in frantumi per nulla. Prendete caso l'altro ieri della donnetta di via Panama. Un po' di fumo e di carta accesa sono bastati per mandarla al creatore. Non era stata questa sezione che aveva deciso in tutta segretezza di piombare in via Panama per sequestrarvi dei documenti? Sì. Ma quando l'autorità arrivò, il luogo ardeva da 10 minuti. I documenti anche, e purtroppo anche un'innocua portinaia. I giornali strillano ancora. Beh, e voi dite che... Che qualcuno, da qui, aveva avvertito gli interessati. Non è che un caso fra i molti, per compendiare la situazione. Uno di noi. Uno di voi. Miei cari, guardiamoci un po' attentamente negli occhi. Tu, per esempio, Bata. Avanti, guarda bene me, mentre naturalmente io guardo te. Possibile che non un sudorino, non un piccolo... su e giù del pomo d'Adamo, nulla, proprio nulla tradisca il nostro lebbroso. Beh, potrei essere io. Oppure tu, Maveri. sei impallidito. Tu, Gust. No. Non così. Errore di psicologia. Sarà semmai proprio l'innocente, se ha un po' di immaginazione. Sarà proprio lui a coprirsi di sudore, eccetera, eccetera, eccetera. Sentite. Sudata e gelata. D'altra parte vorrei fare osservare per puro spirito di precisione che non è esatto dire uno di noi. Non è vero che siano tutte qui le persone che parteciparono alla discussione di cui stiamo parlando. La mia non vuole assolutamente essere un'insinuazione. Nessuno meglio di me, che sono giudice referendario e perciò stretto collaboratore del presidente Vanan, conosce la sua assoluta insospettabilità. Lo dico solo perché venga rispettato un certo rigore di metodo. Alla decisione partecipò anche il presidente Vanan, che ora non è qui. Gust, testa fortissima. Mio gran nemico, mio rivale nella successione di Vanan, valoroso elemento roso da un'ambizione infernale. Ci siamo odiati fin dal primo momento. Da parte mia non è esatto. Che ipocrita. Ah, una vera cassaforte, inattaccabile. Bene. Dato che è stato fatto il nome di Vanan e poi per obbligo di sincerità, purché la cosa rimanga fra noi. Avanti, Bata, qua si tratta di difenderci. Ritengo mio dovere. Sì, insomma, mi pare impossibile negare che proprio al presidente Vanan purtroppo risale, almeno in parte, la responsabilità del disagio qui, del disordine di cui si parlava prima. Voi conoscete il grande Vanan? No.
Ah, un grande e anche bellissimo uomo ai suoi tempi. Molto portato alle donne. Ma, brutta cosa, invecchiare. Anch'io, come Custer, mi vergognerei addirittura di dire che proprio il grande Vannan si sia fatto corrompere e comprare da Ludwig Paul e da altri. Ma una grande debolezza, questo sì. Non era più l'uomo da tenere in certi posti, un uomo finito. Ecco, per essere sinceri. Uno di quei travi che a ficcarci il dito dentro crolla. Sì, marci. Ecco, evidentemente è difficile capire, parlando col presidente Vannan, se egli sappia davvero lucidamente quello che fa e quello che dice. Un vero peccato. Mi è sembrato ultimamente di notare in lui addirittura la fase estrema, patologica. È semplicemente questo, caro, che egli si sostiene con qualche bicchierino. Naturalmente ripeto che io non dico, non credo che proprio Vannan sia l'uomo che... Cari colleghi, ma davvero vi sembra ancora questo il momento delle cerimonie? Vogliamo essere noi a farci sbranare per i begli occhi di Vannan? Non vi pare che sia venuto il momento di parlare chiaro? Cioè? Sentite... Se qua c'era un uomo fatto apposta per farsi agguantare da Ludwig Paul, quest'uomo era Vannan. Semmai ce n'è stato uno! Uno. Uno. Perché uno solo. Nessun elemento indica che il lebbroso sia solo. Potremmo essere infetti tutti. Potremmo tutti aver venduto la nostra anima al diavolo. Cioè a Ludwig Paul. Bravo Kust. La logica gli dà una specie di ebbrezza. È spiacevole che Vannan non sia qui. Kust, voi siete stato molto vicino a lui? Sì. Ciò che si è detto qui intorno a Vannan vi sembra risponda a verità? Io mi trovo in una situazione imbarazzante. C'era tra noi dell'affezione. Forse si è udita qui qualche esagerazione. Dite? La scala dei doveri umani si era un po' confusa nell'animo di Vannan. Egli condannava da troppo tempo. Vi è un certo pericolo in ciò. Vi risulta altro? Sì. Dite. Vannan conosceva Ludwig Paul e si erano in rapporto. È doloroso per me parlare. Credo, ho avuto l'impressione che Ludwig Paul abbia sovvenuto al presidente Vannan una certa somma. Sentite, Ersi, se ciò che avete detto è vero, sarà proprio lo stesso Ludwig Paul interrogato a rivelare il nome oppure i nomi che cercate. Oppure potranno essere le carte di Ludwig Paul a parlare. Un lungo, abile interrogatorio? No. Non avremo risposta da Ludwig Paul. E perché? Perché è morto. Il suo corpo è stato ritrovato per caso nelle prime ore di stamane. Sapete dove? Dove? Qui, nel palazzo. In un locale dove Ludwig Paul non aveva alcun motivo di trovarsi, specie di notte. Ora è là, disteso. Anche lui un fragile guscio. Suicidio. Sicuramente. Sì. Perdonate, ma potrebbe essere una messa in scena. La persona che voi cercate aveva un grande interesse a che la bocca di Ludwig Paul restasse chiusa. Quella persona proverà ora un bel sollievo. Suicidio. Il palazzo è frequentato la notte? Non sono poche le finestre che rimangono illuminate fino ad ora tardissima. Funzionari diligenti, ambiziosi, perdono...